Quanti dialetti compaiono nella letteratura italiana? Allora, noi siamo di solito portati a pensare che gli unici dialetti che possono assurgere a lingua letteraria siano il napoletano e il romano. In realtà ciò non è vero e ce lo dimostra Antonio Fogazzaro all'interno di Piccolo Mondo Antico, in cui la patina linguistica dei personaggi è lombardo-veneta, un dialetto non troppo stretto di più o meno facile comprensione. Ma cos'è questa storia? Questa storia è a metà tra I Promessi Sposi e Verga, ovvero la storia travagliata di un amore in un impianto fortemente realista. Infatti, quando scrive Antonio Fogazzaro, senatore della Repubblica e più volte candidato al premio Nobel, siamo nel pieno del realismo sia di Zola sia di Verga di Scapigliati. Infatti, l'opera di Fogazzaro avrà un grandissimo successo, tanto è vero che attualmente abbiamo addirittura una trasposizione cinematografica. E voi lo sapevate? Furan out!